Buonasera telespettatori e ben ritrovati con questa edizione serale del nostro telegiornale. Come avrete sentito dai nostri titoli, questa sera ampio spazio alla sanità. Parliamo innanzitutto dell'inaugurazione dei nuovi reparti, la nuova centrale operativa del 118, la nuova rianimazione, la terapia intensiva e il nuovo reparto di cardiologia. Sono stati inaugurati ufficialmente questa mattina all'ospedale Maggiore, ma sono operativi già da alcuni mesi. Naturalmente grande soddisfazione da parte del direttore generale dell'azienda USL di Bologna, Francesco Ripa di Meana, ma procediamo con ordine, vediamo questa mattina l'inaugurazione dei nuovi reparti. Investimenti per 37 milioni di euro che rinnovano il cuore tecnologico e non solo dell'ospedale Maggiore di Bologna, sempre più radicato nel suo ruolo di punto di riferimento della sanità bolognese e regionale per le sue avanguardie e gli standard di sicurezza, di qualità e di comfort per il paziente. Tra le novità i blocchi operatori, la nuova rianimazione e terapia intensiva oggi collegate, la nuova cardiologia, la centrale operativa del 118, la centrale di sterilizzazione e la ristrutturazione delle ali lunghe all'ottavo e al nono piano, con 2.400 metri quadrati complessivi per un investimento di 4 milioni di euro. Infine è stata completata anche la ristrutturazione del decimo, undicesimo e dodicesimo piano e la loro attivazione è prevista entro l'estate. Sono invece tre i blocchi operatori realizzati, due ospitano 12 nuove sale operatorie già attive, mentre il terzo accoglie la farmacia dedicata. Presto ci sarà spazio anche per l'attività endoscopica, interventistica, pneumologica e gastroenterologica. Rianimazione e terapia intensiva sono al decimo piano, su una superficie di quasi 1.600 metri quadrati. Nei nuovi spazi i parenti dei pazienti possono stare in visita anche per periodi lunghi, così da garantire la continuità dell'assistenza al paziente ricoverato. Altro fiore all'occhiello è la nuova cardiologia situata al quarto piano, che ospita il reparto di degenza, l'unità di terapia intensiva coronarica e il day hospital, oltre a altre due sale. Tutto ciò consentirà una gestione dei pazienti all'insegna della massima efficienza, qualità e sicurezza. Poi la realizzazione della nuova centrale operativa del 118, che ha consentito di migliorare la dotazione tecnologica, potenziandone l'utilizzo e rafforzando la tempestività nei soccorsi. Infine l'attenzione alla sterilizzazione, con un intervento che permette l'unificazione di tutte le funzioni di accettazione, pulizia, stoccaggio di dispositivi medici e farmaci provenienti dai vari blocchi operatori degli ospedali collegati con la rete dell'azienda USL.